Ciao amici, oggi torniamo a parlare di rock, di un DJ set rock e per la prima volta forse racconterò una storia personale. È abbastanza raro che un DJ puro si ritrovi a fare serate in contesti esclusivamente rock. E questa volta parliamo di serate che rimangono nell'ambito rock e non sconfinano nella parte più elettronica. Vedo che è difficile per molti colleghi, se magari riescono a girare tra i vari generi, sia della musica più commerciale che quella più elettronica, senza grande difficoltà, difficilmente riescono ad andare in ambito rock. Perché il DJ rock di solito viene più dal contesto dei musicisti, da chi ha uno studio, o chi ha comunque una passione per il rock e difficilmente è un DJ puro o comunque un DJ che fa serate in locali standard. Il mio caso è diverso. In realtà prima suonavo in un gruppo, quindi suonavo la chitarra, ma si parla di veramente 14 anni, e suonavo anche piuttosto male. Avevo tutta una serie di ascolti, anche hard rock se vogliamo. Nel mio piccolo paese c'erano tanti appassionati del rock degli anni 80, quindi Van Halen, anche Europe, Guns N' Roses, AC/DC ovviamente, tutti i mostri sacri del rock. E quelli erano gli ascolti di noi ragazzi, principalmente. Sarebbe arrivata dopo la musica da discoteca, quantomeno in determinati gruppi. Il mio primo locale dove ho lavorato era un pub. Un pub dove l'estate faceva la serata all'aperto, una serata divertente, discoteca, una serata senza impegno, insomma c'era una piccola pista rispetto al giardino enorme dove c'erano un sacco di persone. Quel pub lì era uno spazio concerti durante l'inverno, in sostanza era un locale rock che si prestava alle serate più commerciali. Siccome me la cavavo abbastanza bene, mi hanno chiesto di continuare a lavorare nell'inverno. Nell'inverno però c'era da fare rock, o comunque sia di legarsi a un gruppo per poi continuare la serata e fare quelle altre 1-2 ore di ballo per poter fare in modo che le persone non se ne andassero subito dopo il concerto. È lì che ho cominciato. È lì che poi una cosa che avrei portato avanti anche in seguito, perché molto spesso nei locali di musica dal vivo c'è questo problema che o la band la fa iniziare a suonare veramente molto tardi, con il problema che chi va nel locale si trova ad aspettare molto prima che il concerto cominci, con il rischio di annoiarsi ed andarsene, oppure se finisce comunque a metà serata rimangono quelle un'ora o due ore dove il CD di sottofondo non ha l'effetto di creare una situazione, un ambiente piacevole e quindi portare le persone di nuovo al balcone del bar. E allora l'esigenza di avere anche un DJ in quei casi. Testato sulla mia pelle, partire con un set da discoteca dopo un gruppo rock, anche se scegli i primi 2-3 pezzi che sono quelli super top del momento, non funziona quasi mai. Beh sì, certo, in America può anche funzionare, lì trovi serate dove veramente il gruppo fa la sua musica, il DJ fa la sua musica, si mischia un po' di tutto e se entrambi sono bravi le persone indifferentemente ballano. Ma dalle nostre parti, nel nostro piccolo, difficilmente c'è questa apertura mentale. Laddove c'è, tanto meglio, tutto è guadagnato. Di lì in poi ovviamente ti trovi il gruppo quello un po' più classic, il gruppo quello un po' più punk, allora si sentivano sempre, il gruppo un po' più grunge, è venuta fuori l'esigenza di ampliare il proprio repertorio. Al di là di quelli che fossero i gusti del mio gruppo, della mia band, di quello che si suonava, per poter fare un DJ set sempre migliore in ambito esclusivamente rock. Certo, lo sconfinamento sull'anni 80 o sul brano della discoteca ci poteva sempre stare, ma solo dopo essere riusciti a creare una situazione. È stata proprio la curiosità che mi ha spinto a scartabellare tra i vari generi. Infatti in questi video si parla sempre di rock, considerando un ambito generale più che un genere specifico, perché qualsiasi tipo di locale, musica dal vivo, fa vari tipi di band, si va veramente dal punk al metal e tutto ciò che sta in mezzo. Per questo che mi sento di parlare di come fare un DJ set rock come se fossi un DJ rock, anche se non lo faccio più da anni. Mi piace comunque portare avanti quel ragionamento e cercare di trovare il modo di rendere migliore e più performante il tuo DJ set. Quindi continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima!
Dopo questo lungo preambolo di carattere personale, il prossimo video sarà dedicato a come fare un buon DJ set rock, rimanendo in ambito rock, entrando più nel dettaglio e nello specifico.